Piadina facile e leggera, fatta in casa, da farcire in mille modi. È proprio ciò che ti farò vedere nel video di oggi. Tutti noi amiamo le piadine perché sono sempre perfette per i pranzi fuori e si preparano in pochissimo tempo. Ma oggi andremo a vedere delle ricette più sfiziose e divertenti che puoi preparare con le piadine. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al nostro canale per non perderti video come questo. Ora cominciamo con le ricette. Cominciamo aggiungendo 300 g di farina di quinoa in una ciotola, insieme a 25 g di cuticola di psiglio, 3 g di bicarbonato e del sale. Mescoliamo il tutto e poi aggiungiamo anche 30 ml di olio vegetale, che preferite, e 340 ml di acqua, che vi consiglio di aggiungere gradualmente mentre mescolate. Continuiamo a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Trasferiamo l'impasto sul tavolo infarinato e impastiamo a mano, aggiungendo ancora farina, fino a quando l'impasto non sarà più appiccicoso. Creiamo un cilindro e lo dividiamo in 7 parti. Dopodiché stendiamo ogni pallina con il matterello per ottenere le nostre piadine. Io le ho fatte abbastanza sottili, circa 2 mm, in questo modo sarà molto facile arrotolarle. Ritagliamo l'impasto in eccesso per ottenere una piadina uniforme. E ora possiamo cuocerla in una padella ben calda per un paio di minuti. Procediamo nello stesso modo anche con le altre piadine e mano a mano che le cuociamo le mettiamo una sopra l'altra per mantenerle morbide. Una volta pronte, possiamo preparare la prima ricetta, che sono le piadine gratinate. Per questa ricetta ci serviranno 5 piadine. Io ho scelto di farcirle alcune con 100 g di bresaola e altre invece con 100 g di fesa di tacchino. Potete fare anche voi così per accontentare tutti i gusti. Poi ho posizionato anche delle foglie di radicchio al centro. E infine ho arrotolato le piadine. Ho preparato uno stampo da 22 cm di diametro che ho ricoperto con della carta da forno. L'ho bagnata e strizzata. In questo modo aderirà meglio allo stampo. Dopodiché ho tagliato le piadine in 3 o 4 parti uguali, per ricavare dei rotoli che poi ho posizionato nello stampo. Poi ho preparato la besciamella con 60 g di farina di quinoa o anche di legumi va bene, un pizzico di sale e 500 ml di latte di mandorle o di soia, aggiunto poco alla volta per sciogliere i grumi. Poi ho aggiunto anche 2 cucchiai di olio a piacere. E ho versato il composto in una casseruola. Dopodiché ho fatto addensare la besciamella per pochi minuti a fuoco dolce. Una volta pronta, l'ho distribuita sulle piadine. Ho aggiunto anche una spolverata di origano ed ho infornato nel forno statico preriscaldato a 200 gradi con la funzione grill per circa 12 minuti. Queste piadine sono deliziose e vi consiglio di preparare una dose doppia perché finiranno in un batter d'occhio. Ovviamente potete anche variare il ripieno in base ai vostri gusti e potete condire con un filo d'olio prima di servire. Queste piadine gratinate sono gustosissime sia calde che fredde.
La seconda ricetta che vi propongo è in versione dolce, facilissima ed è pronta in pochissimi minuti. Una piadina dolce con banana e cioccolato. Per prima cosa ho spalmato della crema al cioccolato sulla piadina. Potete utilizzare la nostra ricetta della Nutella vegana, vi lascio il link in descrizione. Ho posizionato una banana sull'estremità della piadina, dopodiché l'ho arrotolata. Poi l'ho tagliata ottenendo delle piccole girelle. Se volete potete guarnire anche con della granella di noci, che io ho tritato con il coltello, oppure delle mandorle. E la nostra piadina dolce è pronta. Al posto della banana potete anche utilizzare delle fettine di mele. Un'altra idea salata sono questi cannoli di piadine farciti con una mousse di tonno, maionese e prezzemolo, pronti in pochi minuti. Per prima cosa ho aggiunto 180 g di tonno al naturale sgocciolato in un frullatore insieme ad un cucchiaio di maionese e ho frullato fino ad ottenere un composto cremoso. Ho spostato la crema in una ciotola, dopodiché ho tritato finemente un mazzetto di prezzemolo e l'ho unito alla crema di tonno e maionese. Ho mescolato bene il tutto, dopodiché ho arrotolato una piadina e l'ho tagliata in modo obliquo, dopodiché ho fissato le due metà con uno stuzzicadenti per evitare che si aprissero. Poi ho riempito una sac à poche con la crema, dopodiché ho farcito le piadine. Se volete potete anche guarnirle con della granella di noci o mandorle e servirle subito su un letto di rucola. Ecco pronti i nostri cannoli di piadine perfetti per il vostro pranzo. Un'altra idea dolce che vi propongo con le piadine sono questi piccoli tacos con mela e cannella, un guscio croccante che racchiude un ripieno buonissimo e profumato. Per prima cosa ho sbucciato 3 mele grandi, le ho tagliate in 4 parti uguali e ho rimosso il torsolo. Poi le ho tagliate a pezzetti non troppo piccoli. E le ho fatte ammorbidire in una padella con il succo di mezzo limone, un cucchiaino di cannella e un goccio d'acqua. Ho mescolato il tutto e le ho fatte ammorbidire per un paio di minuti. Poi mi sono occupata delle piadine. Ne ho utilizzate 4 e con un coppapasta da 8 o 10 cm di diametro ho ritagliato dei dischetti e li ho messi da parte. I ritagli delle piadine potete usarli come sostituto del pane, sono buonissimi. Poi ho preparato una semplice emulsione con 30 ml di olio vegetale a piacere e un cucchiaino abbondante di cannella. Ho mescolato bene e ho spennellato l'emulsione su tutti i dischetti. Dopodiché ho capovolto una teglia da muffins e ho incastrato i dischetti negli spazi tra un muffin e l'altro. Ho infornato nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 7-8 minuti, tenendoli d'occhio per evitare di bruciarli. Una volta sfornati li ho fatti intiepidire. Dopodiché ho riempito i tacos con le mele.
Se volete potete addolcire con del miele, altrimenti li servite così come sono. Io ho aggiunto anche della granella di mandorle, ma ovviamente potete ometterla. Un buonissimo snack che potete preparare sono i chips di piadine, croccanti e friabili, perfetti da sgranocchiare quando si è in giro e non solo. Per prepararli ho utilizzato 3 piadine che ho diviso in 8 parti uguali. Poi ho preparato un'emulsione con 30 ml di olio vegetale a piacere, 2 cucchiaini di origano, un pizzico di sale e ho mescolato bene. Ho ricoperto una teglia con della carta da forno, dopodiché ho spennellato l'emulsione su ogni triangolino e li ho disposti sulla teglia. Ho infornato nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 7-8 minuti. Vi consiglio di controllarli perché si bruciano facilmente. Una volta sfornati li ho fatti raffreddare ed eccoli pronti da gustare così come sono o con una salsa allo yogurt di soia. Sono croccanti e molto gustosi e sono anche perfetti come aperitivo per un buffet senza glutine. Ora prepariamo una piadina di piselli, ma voi potete utilizzare anche un altro tipo di farina di legumi, ovviamente. In una ciotola ho unito 200 g di farina di piselli, 12 g di cuticola di psiglio, 4 g di bicarbonato, ho mescolato il tutto e poi ho aggiunto 2 pizzichi di sale. Ho aggiunto anche 30 ml di olio vegetale e 130 ml di acqua. Ho mescolato il tutto, dopodiché ho spostato l'impasto sul tavolo ben infarinato ed ho impastato a mano aggiungendo ancora farina. Le farine di legumi tendono a rimanere più appiccicose, quindi per questo motivo ho steso le mie piadine su un foglio di carta da forno ben infarinato. Ho diviso il panetto a metà e ho infarinato bene anche il matterello. Ho cominciato a stendere, dopodiché ho ritagliato i bordi della piadina per renderla più uniforme. Dopodiché l'ho cotta nella padella, ben calda, per un paio di minuti da entrambi i lati. Per il ripieno ho preparato circa 200 g di tacchino, che ho condito con del succo di limone, un pizzico di sale e un filo d'olio. L'ho cotto in padella, ovviamente potete scegliere anche un altro tipo di carne. Una volta pronto, ho tagliato una piadina a metà e ho cominciato a farcirla. Io ho scelto della maionese, delle foglie di insalata, delle barbabietole cotte tagliate a fettine, e infine il tacchino che ho tagliato a pezzettini. Ecco pronta la nostra piadina di piselli.
Ovviamente potete variare il ripieno e, come ho detto prima, anche la farina di legumi. Le piadine di legumi sono più fragili e croccanti. Non si prestano per essere arrotolate, ma sono comunque buonissime e perfette da consumare a pranzo o anche, perché no, per una colazione salata. Non so te, ma la piadina è ufficialmente il mio piatto preferito. Hai visto quante cose buone puoi preparare, sia dolci che salate? Anche se non ami passare troppo tempo in cucina, non ci sono scuse, perché ci impieghi veramente poco tempo a preparare questo piatto così semplice. E si sa, le cose semplici sono le migliori. Sei d'accordo, vero? Se questo video ti è piaciuto, clicca qui per vedere altre idee su pranzi e colazioni. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella delle notifiche, in modo da non perderti altri video come questo. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!